Non è pensabile che noi oggi su questo tema continuiamo a dire ok buonismo, ok a casa loro, in una sorta di derby ideologico assurdo. Parliamo della situazione per com'è. Abbiamo detto che noi vogliamo aiutare i paesi e i popoli africani a tenere sempre di più nei propri confini le donne e gli uomini che sfidano il mare e che rischiano di morire. Giusto. Per farlo però l'Italia in questi 15 anni che cosa ha fatto? Ha ridotto a fanalino di coda la propria presenza nella cooperazione internazionale. Perché non si può dire in televisione aiutiamoli a casa loro e prendere l'applauso del pubblico pagante o pagato dei talk e contemporaneamente non dire che sulla cooperazione internazionale si è registrato un autentico scandalo, nel senso tecnico del termine greco, impedimento. Io in questo primo anno sono grato al lavoro che è stato svolto da tante e tanti, a partire da Lapo Pistelli, sul tema della cooperazione internazionale. Dopo 27 anni abbiamo una legge sulla cooperazione internazionale che questo Parlamento in questa legislatura ha approvato. Il Ministero degli Affari Esteri non si chiama più così, ma si chiama Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Non è un problema di carta da visita, di biglietti da visita, di carta intestata, è un problema di filosofia. E quando un mese fa mi sono seduto a El Mau a nome vostro al G7, ero imbarazzato a pensare che sulla cooperazione internazionale tra i sette la posizione, la maglia mia era la maglia numero 7 su 7, perché abbiamo in termini di rapporto sul PIL la percentuale più bassa. Ho preso l'impegno che quando tra 2 anni il G7 sarà in Italia noi avremo la maglia numero 4. E ho preso l'impegno, grazie al lavoro dei ministri competenti, perché già da questa legge di stabilità e poi in particolar modo dal 2017, noi potremo aumentare i fondi per la cooperazione. Ma non è soltanto un problema di fondi alla cooperazione, è un problema di presenza politica. Ecco che senso ha intervenire e investire dal Mozambico all'Angola, dal Congo Brazzaville all'Etiopia, al Kenya, al Ghana, paese che abbiamo ricevuto qualche ora fa. Ecco il senso profondo di ciò che stiamo cercando di fare. Questi popoli vedono in noi non gli articoli dei giornali o i talk show della sera, vedono l'Italia. E per loro l'Italia è civiltà, e per loro l'Italia è storia culturale e soprattutto umana, di valori grandi.